È una semifinale di ritorno reale, è una sfida reale, non perché si gioca tra Real Madrid e Real Team, ma proprio perché si gioca fra due grandi squadre che andranno a far compagnia in finale. Ai Brusura, Real Madrid e Real Team, il derby del Real, benvenuti alla semifinale di ritorno, un saluto da Riccardo Caldarella. Samuele Sampino. Sì, fra poco ti raggiungerà in cabina di commento, si spera, quantomeno Francesco Monterosso, ospite di eccezione per questa semifinale di ritorno. Chi farà compagnia ai Brusura? Real Madrid o Real Team? Lo scopriremo fra pochissimo. A scudere in questa semifinale di ritorno. Scudetta per Simetti, c'è la prima stassi di testa, Coronella, vogliono pareggiare il conto in Real Team, che prova il tiro con Coronella, si è retta al palo, vicino al vantaggio la squadra dei bianchi di Coronella. Vire Vangelo, Barrale, pallone intercettato da Simetti, ma che fece comunque a Coronella. Barrale, temporeggiano i bianchi, calcia Barrale e si ferma sul palo il suo tiro con Faello, un pochettino che l'ha battezzata sul fondo, peccato che sul fondo non c'è andata, si salvano comunque il Real Madrid. Si sposta leggermente più avanti e Stassi fa il falso 9. Beh, Coronella mi è sembrato alquanto spento. Stassi punta le fici, si prova a farlo spostare, ci riesce Stassi, ma quello vuole di Rabona e Failla, non si fa battere da un tocco di classe di Mirko Stassi. Delisi apre la sponda per il Gennaro che calcia, buon vissuto, risposte positive da entrambi i portieri, buon vissuto da una parte e Failla dall'altra. Rimessa per i rossi che adesso continua a spingere per portare sul più 2 il risultato totale. Gennaro e l'altro va, Gennaro supera anche buon vissuto e fa un gol pauroso. Gennaro che porta in vantaggio il Real Madrid nel momento migliore dei rossi, che avevano carburato, avevano messo la seconda e mettono anche sul più 2 il risultato totale, doppio elastico. Ma che gol ha fatto, un gol pazzesco, e Gennaro. Chiarelli si defila, calcia Chiarelli! È un super gol di Gennaro, risponde un super gol di Chiarelli, 1-1 e adesso tutto da capo sull'uno sopra per il Real Madrid. Che gol di Chiarelli! Mamma mia. Ma il campo è troppo stretto per lui. Stassi, punto Gennaro, se ne va Stassi lateralmente, Stassi mette in mezzo, ma verso la porta, e a questo punto pareggiano il totale e ribattono il passivo, tolgono l'handicap per il team 2-1, Mirko Stassi ha fatto tutto da solo. Oh, perricone degli X-Men. Ah, Galacticos, sì. Ah ok. Delisi, Barrale prova a metterci il fisico, Delisi di più, calcia Delisi! Forse spizza l'incrocio, palla sul fondo. Stassi pizza bene, Stassi non sta al gigante, fai la tocca ed evita il gol, Chiarelli poi da lì non può fare nulla, bravo Failla a negare il gol del vantaggio definitivo del Real Team. Tutto esaurito nel settore dei ultraster del Real Madrid, Barrale può aprire da dispensa perché c'è Coronella chiuso, invece c'è Coronella, trova il falso e calcia girandosi e mettendo, immobilizzando come statue i difensori del Real Madrid, 3-1 per il Real Team che momentaneamente hanno un passo in finale. Sari, è entrato Gennaro, forse è entrato anche il ritmo partita, Gennaro stessa su Stassi, questo scontro fra titani la vince ancora Gennaro che manda a barre un altro avversario, Gennaro forse un po' troppo i tocchi e poi appoggia Delisi che apre ancora per Gennaro, al limite della Gennaro contro buon vissuto, la prende un po' con la faccia, un po' con le mani, si stava comunque il team. Toccata per Delisi, Delisi che ricordiamo l'abbiamo soprannominato l'uomo dei gol importanti, vediamo se anche questo sarà un gol importante, va Delisi in porta, va vicino al gol importante, molto vicino, è uno che momentaneamente permetterebbe loro di andare in finale contro il Brusura. Delisi prova gesto di dispensa, vince il rimpallo, Delisi il tank per Simetti, bravissimo, buon vissuto a chiudere la porta in faccia all'attaccante avversario su un'occasionissima del Real Madrid, forse la migliore secondo me. Gennaro per evitare l'eliminazione, per andare ai rigori, Gennaro esce bene, Chiarelli anticipo su Fanara per chiudere la partita, Chiarelli per Coronella, stop il pallone, 2 contro 1, Coronella temporeggia, ha avuto Failla ed è il capitano a siglare il gol, vittoria per il Real Team e vanno loro in finale a far compagnia con il Brusura. Angelo Coronella elimina il Real Madrid e festeggia la finale di Unileague dove sarà Real Team contro Brusura. Mario Simetti fa tutto da solo, vuole
con un punto finale, l'ultimo tocco è di Sinasi, non c'è più tempo. Il Real Team sono la sorpresa in questo league, forse come l'anno scorso in Brusura, sono loro a conquistare clamorosamente la finale di Unileague e affronteranno in Brusura i campioni di Unileague Palermo e i vice campioni di Unileague Nazionale. Sarà Coronella a tenere la squadra in questa finale tra Brusura e Real Team. Soprattutto.